Ehi là, siete qui? Benissimo, allora, aspettavo solo voi per cominciare questa nuova top. Quando ci sono attività da svolgere c'è sempre quello bravo e quello un po' meno bravo, diciamo. Quello che ci prova, quello che barcolla ma non molla. Andremo a vedere oggi 10 criminali talmente scemi da essere entrati nella storia. Prima di cominciare vi chiedo di fare un piccolo salto nella pagina Instagram del canale per immagini e cose divertenti di ogni genere. E alla fine del video dovete assolutamente dirmi quale di questi rapinatori è il più scemo e se volete metteteli in ordine di scemenza. Ora seduraiatevi che comincia una nuova top all'insegna della stupidità più assoluta. Ladri di urne. Cominciamo con un ladro alquanto strano, beh, giudicherete voi. Voleva derubare una casa, quindi starete pensando, ah, voleva i gioielli o i soldi. Quindi è stato arrestato mentre faceva il colpo grosso. E invece no, voleva rubare due urne con le ceneri dei cani morti dei proprietari. Wow, l'ho detto davvero. Non è che lo volesse all'inizio, aveva due compagni con lui ad assisterlo. Entrambi avevano optato per le collane d'oro e altre cose di valore, ma lui, vedendo all'interno delle urne piccoline, pensava ci fosse della pregiata cocaina. Non si è posto nessuna domanda, anche se era leggermente grigia questa roba. L'ha presa insieme ai suoi compagni e se n'è andato. E tutti e tre, in un grandioso lieto fine, si sono, ecco, tirati tutto su per il naso. Capite? Hanno sniffato i cani dei proprietari. Wow, mai avrei pensato di dire una cosa del genere. Sturacessi. Nel 2012 ancora non era uscita la casa di carta, quindi i rapinatori non avevano grandi idee senza il professore a mostrargliele. Per questo motivo un uomo molto, ma molto furbo e sicuramente il migliore delle sue classi quando andava a scuola, è entrato nella banca centrale di New York con una strategia e un'arma fuori dal comune. Un fantastico sturacessi. Il cassiere, avendo visto la sua motivazione in un primo momento, ha cercato di trattenere le risate, ma non ce l'ha fatta, e alla fine è scoppiato insieme a tutti i clienti in fila a ridere. L'uomo, sentitosi umiliato, è andato via, ma le telecamere ormai lo avevano riconosciuto, e niente, era meglio andare in una banca un po' più piccolina per testare l'arma, che dite? Banane. Quando abbiamo fame è facile diventare irascibili o compiere gesti assurdi come spezzare la dieta portata avanti da ben un minuto e mezzo, ma quest'uomo è forse l'eroe degli eroi delle rapine. È entrato con l'auto in un negozio spaccando tutto di sera tardi per, ecco, prendere un casco di banane. Non ha toccato nient'altro, solo quelle tre banane. Dopo aver finito di mangiare, a quanto pare è tornato in auto sorridente e soddisfatto. Disperazione. A volte i litigi familiari raggiungono livelli terribili, così terribili che alcuni uomini sono costretti a fare scelte e azioni alquanto strane per riuscire a essere liberi. Per esempio, un ladro anonimo è entrato in una banca e ha provato a rapinarla in modo molto gentile. La pistola che ha usato era finta e finché non è arrivata la polizia è rimasto a parlare e fare amicizia con le persone in fila. Sapete perché? Non voleva tornare a casa, dove la moglie lo picchiava e abusava di lui. Non poteva denunciarla perché aveva minacciato di ucciderlo se fosse venuta a sapere qualcosa. Per questo ha pensato di farsi arrestare. Siamo con te, fratello. Travestimento. Per riuscire a fare una rapina come si deve, bisogna avere il vestiario adatto e non farsi riconoscere facilmente. In questo modo le telecamere non potranno dare informazioni precise. Ma ci sono ladri come un certo Dennis Hopkins che forse non hanno capito che deve essere una rapina, non una festa di carnevale. Quindi il travestimento deve essere semplice. È stato arrestato due volte per rapina a mano armata. La seconda volta indossava come travestimento una parrucca bionda, un seno finto con tanto di reggiseno, pantaloni completamente ricoperti di loghi e una barba finta. Non so da cosa volesse vestirsi e non mi interessa. Spero solo che la prossima volta si metta anche il rossetto, è un dettaglio importante, eh? Camminare. Frank Singleton è diventato ora il mio rapinatore di auto preferito. No dai, non ho una collezione di figurine con i ladri più scemi della storia, ma se ci fosse, Frank avrebbe dei punti stupidità altissimi sulla sua carta. L'uomo aveva finito di scontare 2 anni di prigione per una rapina. Insomma, solita cosa. Quando era uscito dal cancello della prigione, la prima cosa che ha fatto è stata rapinare una signora, facendole accostare la macchina da un lato. Il tutto, sapete dove è accaduto? Nel parcheggio della prigione, e la signora era una dipendente del posto.
Insomma, inutile dire che è stato arrestato subito. Quando gli hanno chiesto perché lo aveva fatto, ha risposto che non aveva voglia di camminare. Altri costumi. Normalmente si usano i passamontagna o delle calze o delle maschere di Halloween per fare le rapine. Ma sfortunatamente alcuni ladri non hanno i soldi per comprarsi queste cose da indossare. Forse per quello fanno rapine. Comunque sia, uno di questi furbissimi ladri si è dipinto il volto con un pennarello indelebile nero. Piuttosto che comprare un passamontagna da 2 euro, è stato arrestato pure lui perché è stato individuato subito con le telecamere e si è tenuto un'intera settimana la pittura in faccia. Scegliere bene il negozio. Come dice il titolo, c'è sempre da scegliere con attenzione il posto da rapinare e i tipi di oggetti da prendere. Evitate assolutamente negozi con armi. Ovviamente qualunque ladro verrebbe fatto a pezzi in negozi del genere. Eppure, un ladro negli Stati Uniti ha provato a derubare un negozio di coltelli. Sì, là esistono negozi solo per i coltelli. Appena è stato beccato, i cassieri lo hanno inseguito con altri coltelli in mano e lui è inciampato durante la corsa, ferendosi allo stomaco. È salvo grazie ai soccorsi chiamati dai pedoni che avevano assistito alla scena. Fuoco amico. Avete presente quei giochi dove esiste anche il fuoco amico? Magari state facendo un raid importante e il vostro amico passa davanti e li sparate per sbaglio? Ecco, questo è il caso di questi due ladri in Cina che dovevano solo spaccare la vetrata di un negozio. Ma uno aveva studiato il piano, l'altro durante la riunione strategica si vede che era con la ragazza. Così, ad un certo punto, ha tirato un mattone addosso al compagno, un po' meno scemo, facendolo svenire. E alla fine tutto si è concluso con uno svenimento e un soccorso. Soldi finti. A volte è difficile vedere al buio quello che succede, quindi i criminali devono avere una bella vista per non incappare in brutte situazioni. Eppure capita spesso e volentieri che si commettano errori madornali. Ma questo tizio le supera tutte. È entrato in un asilo pensando fosse un negozio. E già qua potete dire che ha vinto ogni premio di stupidità. Ma non è finita. Ha derubato una cassa automatica giocattolo, piena di soldi finti. Adesso chi ridarà i soldi a quei poveri bambini? Con questo concludiamo. Ecco, io non ho parole, spero solo che il video vi abbia divertito come ha divertito me. Ho fatto qualcosa di semplice, giusto per tirarvi un po' su e farvi vedere che ci sono persone davvero, ma davvero tanto stupide nel mondo. Alla prossima, gente! Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.